Allora, siamo usciti a farci una passeggiata. Io e lei, era una bellissima serata e la frase numero uno che usa un astrofisico per rimorchiare è più o meno così. Ma lo sai che siamo fatti di polvere di stella? Lei mi guarda e mi dice, certo, tutti sappiamo che nel Big Bang, nei primi 3 minuti, si sono formati soltanto l'idrogeno e l'elio, i primi due elementi della tavola periodica, quella che Mendeleev ha disegnato 150 anni fa. Poi l'universo ha continuato ad espandersi e a raffreddarsi e tutto sarebbe finito lì se non fosse perché in un certo punto, in una certa regione dell'universo, c'era un eccesso di densità, un eccesso di materia che faceva sì che questo gas di idrogeno ed elio si addensasse fino al punto di far formare una stella. Questa stella di idrogeno ed elio aumentava la pressione, aumentava la sua gravità e la temperatura all'interno cresceva. Per chi non lo sapesse, noi fisici consideriamo l'idrogeno come un protone, basicamente, tendenzialmente un solo protone, il quale a volte fa fatica a stare da solo. Se invece si mette insieme con un altro, se fa un legame, fa un nucleo di elio, risparmia energia. Per fare questo serve comunque una grandissima temperatura, perché i protoni hanno carica positiva, quindi uno punta la repulsione elettromagnetica li fa allontanare l'uno dall'altro, però quando stiamo ad alta energia, ad alta temperatura, come il nucleo della stella, questa barriera coulombiana viene vinta e i protoni si possono addensare insieme. E così continua tutto il ciclo della stella. Poi dell'idrogeno e l'elio passiamo al carbonio, azoto, ossigeno e poi arriviamo fino al ferro. Poi la stella muore, dopo che muore esplode e tutto il materiale galattico, tutto il materiale stellare si disparge per la galassia. E tutto sarebbe finito lì se non fosse per lo stesso processo per quale la densazione, cioè la materia di nuovo, dove c'è un piccolo aumento di densità, comincia ad addensarsi di nuovo fino a formare un'altra stella, un altro pianeta, a formare di nuovo la vita che conosciamo noi. Se ci pensate, è una cosa assurda, perché è come se io avendo due fogli di carta, cioè due nuclei di idrogeno, mettendoli insieme ottengo una cosa come un telefono. Perché? Perché dall'idrogeno, dall'elio, dagli elementi più leggeri della tavola periodica riusciamo ad avere elementi pesanti come il ferro e tutti gli altri elementi che conosciamo noi. In quel momento io me ne sono accorto che lei sapeva più astrofisica di me, diedi un passo indietro e non sapevo cosa dire. Lei mi guardò, mi diede un bacio e io in quel momento mi sono sciolto e al posto di essere polvere di stelle sono diventato una pozzanghera di stella.